Questo è un appuntamento che abbiamo mensilmente proprio per mappare energeticamente tutto ciò che accadrà nel corso del mese in entrata. E quando parliamo di bollettino cosmico già ci viene in mente tutta una serie di elementi che possiamo considerare per metterci in ascolto più profondo delle nostre energie e per comprendere al meglio che cosa accade quando viviamo nel nostro quotidiano e percepiamo magari degli elementi di noi che in qualche modo ci, ci fanno sentire un po' sballottolate, ci fanno sentire a volte anche disconnesse, ma in realtà quel tipo di sensazione è un modo per sentirci connesse alle energie universali, ci stanno dando delle indicazioni potenti. Chiaramente conoscere queste indicazioni ci dà l'opportunità anche di scoprire come possiamo evolvere, come possiamo crescere attraverso questi insegnamenti e queste indicazioni che possono aiutarci a anche prenderci cura di noi stesse in modo differente e quindi sia che abbiamo un'attività o che comunque viviamo la nostra vita personale eh, nel quotidiano, in realtà questo bollettino cosmico sarà la nostra mappa per tutto il mese di marzo. E infatti, come sapete, noi andiamo ogni mese a vedere quali sono i portali energetici, quali sono le donazioni, quali sono i movimenti planetari che ci guideranno in questo cammino. E quindi direi di cominciare subito da quello che sarà il portale energetico del mese. Bene, cominciamo allora subito a vedere che cosa ci aspetta in questo mese di marzo, cominciando proprio dal portale energetico che andrà proprio il 3 di marzo con il portale 33. Quindi abbiamo questa sequenza del 3 che va a rappresentare un'energia potente. Noi ci siamo già lasciate alle spalle, per così dire, un momento di transizione di ricalibrazione importantissima con il mese di febbraio. E abbiamo visto che abbiamo avuto ben due portali energetici, mentre questo mese andiamo a vedere come questo portale che ci sarà il 3 di marzo porterà con sé l'energia del 3. Nella numerologia in realtà andiamo a vedere che il 3 è un simbolo legato alla trinità, simboleggia l'equilibrio tra mente, corpo e anima e quindi proprio nella numerologia andiamo a vedere che ci sono diverse associazioni che diamo al numero 3, come ad esempio la creatività, l'espressione di sé, la manifestazione. Quindi vediamo anche che questo passaggio nel mese di marzo ci apre le porte a tutto tutto ciò che è possibilità, che è manifestazione nel suo senso più pieno e quindi possiamo proprio cominciare a vedere come tutto quello che abbiamo maturato nell'anno precedente e nei primi due mesi di questo 2024 ci ha condotte a osservare che cosa sta accadendo nella nostra vita e come queste possono evolversi in funzione di una realizzazione dei nostri intenti. E quindi qui vediamo l'opportunità unica di connetterci con la nostra creatività interiore e portare anche idee e progetti nel mondo materiale. Quindi questo è il momento propizio per cominciare a mettere a terra, a radicare i nostri intenti con la realizzazione di nuovi progetti. E andando ad esplorare meglio il significato della triade, quindi di questo numero 3, che ci porterà proprio a questo portale energetico meraviglioso, andiamo a vedere che questa sequenza ci parla di una triade, di una trinità che porta con sé. Diversi significati. Infatti, parlando di Trinità, il primo fra tutti è proprio questo senso di unità nella Trinità. In molte religioni, se ci pensate, anche nelle tradizioni spirituali, la triade rappresenta l'unità nella diversità. E quindi, per esempio, possiamo vedere che nel cristianesimo la Santa Trinità è composta dal Dio Padre, il Dio Figlio e lo Spirito Santo. Quindi vediamo proprio come si vanno a simboleggiare. Questo significato di unità nella Trinità per rappresentare tre aspetti di una singola divinità. E anche andiamo a vedere che altri aspetti che ci conducono a questo significato della triade, c'è anche l'equilibrio, il senso di armonia che noi vediamo nella rappresentazione della triade, perché anche ad esempio c'è l'equilibrio tra gli opposti, l'equilibrio eh, tra complementari. Per esempio vediamo che nel Taoismo cinese c'è la triade dello yin, yang e del tao, che rappresenta l'armonia tra le forze opposte della natura. Oppure possiamo vedere il significato della triade attraverso la creazione, la conservazione e la distruzione. E qui mi sono venute in mente le tradizioni induiste, dove c'è la triade di Brahma, Vishnu e di Shiva, che rappresenta il ciclo appunto della creazione, della conservazione e della distruzione dell'universo. Ma vediamo anche quello che noi andiamo ad esplorare molto spesso, no? questi tre canali di corpo, mente e anima perché nella nostra filosofia che abbracciamo in modo più olistico c'è anche questa triade di corpo, mente e anima che rappresenta l'unità dell'essere umano e l'importanza di equilibrare questi tre canali per avere un benessere completo per agire in elevazione e nella piena manifestazione di noi stesse e dei nostri intenti. Quindi vedete quanto è potente questo portale energetico e possiamo vedere anche che ci rappresenta anche guardando al passato, al presente, al futuro. C'è un'altra triade che rappresenta il concetto del tempo, quel concetto che ci porta ad intrecciare un continuo spazio temporale. E vediamo anche che c'è una riflessione universale in tutto questo. In molte tradizioni, a volte anche nell'esoterismo lo vediamo, la triade è vista come una riflessione dell'universo stesso che ha una sua struttura tripartita e che si ripete in tutto, dai pianeti alle cellule viventi. Quindi vediamo proprio come questo portale energetico ci porta ad aprirci a tutte queste prospettive, a tutte queste osservazioni che ci fanno vedere proprio le possibilità, ci fanno vedere l'unità nella diversità, l'equilibrio e l'armonia. E può essere visto come un simbolo di integrità e di completezza. Quindi questo mese a cosa ci stiamo aprendo? Ci stiamo aprendo alla possibilità di realizzarci nel nostro senso pieno, e qui sarà il momento in cui andremo a raccogliere i frutti di tutto quello che abbiamo fatto in precedenza. E possiamo vedere tutte quelle sfide che magari abbiamo anche osservato nel mese di febbraio in particolare, come degli insegnamenti importanti, come degli aspetti che in realtà. Ci aprono a una prospettiva nuova, ci aprono a comprendere veramente che forse quelle parti che ci hanno messo un po' in difficoltà in realtà erano qualcosa di necessario per abbracciare e integrare una nuova veste, una nuova versione di noi stesse che sta cominciando a venire alla luce. È una versione evoluta che adesso possiamo abbracciare nella sua pienezza. Ma proseguiamo con il nostro bollettino cosmico perché in realtà abbiamo iniziato questo mese con questo portale energetico che ci sarà il 3 di marzo. Ma oltre a questo portale meraviglioso, andiamo a vedere che ci sono altri messaggi dall'universo che possiamo cogliere, partendo da. I cicli naturali e dal calendario pagano vediamo che il 20 marzo avremo una celebrazione importantissima, andremo a celebrare Ostara, che è una celebrazione che va a simboleggiare l'equinozio di primavera. Ed è meraviglioso vedere che questa celebrazione in realtà ci riporterà un risveglio, ci riporterà a proprio ad aprirci pienamente a quello che vogliamo mettere in luce della nostra unicità. È un momento molto particolare che segna un passaggio di transizione, di rinascita, in cui la luce del giorno e l'oscurità della notte sono in perfetto equilibrio, prima che il giorno diventi più lungo della notte. Quindi c'è quel passaggio di equilibrio meraviglioso in cui possiamo vedere la perfezione di questo dualismo che crea un'integrazione. Questa celebrazione di Ostara in realtà ha delle radici antiche che sono legate alle tradizioni pagane e al ciclo della natura. Infatti questa celebrazione vediamo che è associata alla fertilità, alla rinascita, alla crescita, quindi a tutte queste forme di vita che noi possiamo vedere tradotte nella nostra vita. Possiamo vedere tradotte nei nostri intenti che siamo pronti a risvegliare, nella nostra unicità a cui possiamo dare nuova vita. Al mettere in luce chi siamo pienamente, e quindi, qua, vediamo anche ancora una volta una trinità che si ripete e si ripercorre nella nostra vita. Questo significato che noi possiamo vedere eh, dell'equinozio di primavera va a riflettere il ciclo naturale della rinascita e della nascita. È un momento per celebrare il rinnovamento interiore e anche quello esteriore. Ci permette di lasciare andare il vecchio per abbracciare il nuovo. È un momento dove noi andiamo a vivere con speranza e apertura la crescita che siamo pronte a integrare nella nostra vita. Quindi andiamo a vedere in quali aspetti possiamo celebrare Ostara e soprattutto in che modo possiamo percepire questa energia. Intanto pensando al tema della rinascita, possiamo vedere che tutto quello che andremo a percepire questo mese sarà una chiave di sblocco per portare fuori. Quindi qui la traduzione sarà portare all'esterno, concretizzare nella materia tutto quello che abbiamo maturato nei mesi precedenti. E quindi questa rinascita segnerà proprio la concretizzazione di questo passaggio da dentro a fuori. E quindi ci sarà anche un senso di autorinnovamento, perché Austara invita a guardare dentro di sé e a riflettere su quelle aree della nostra vita che richiedono un cambiamento o un rinnovamento. È anche un momento per lasciare andare vecchi schemi mentali o comportamentali che possono ostacolare il nostro progresso e andare ad abbracciare delle nuove prospettive e dei nuovi modi di essere. Questa parte in realtà ci permette di vedere come già siamo state sfidate. A fare tutto questo già abbiamo avuto delle prove a volte anche difficoltose nel mese precedente così come nei mesi passati che ci hanno portato qui adesso a identificare con estrema chiarezza quali sono questi elementi da evolvere e c'è anche la rinascita nella natura quindi è proprio questo tema di rinascita che ci porta a vedere in noi quello che accade allo stesso modo nella natura quindi, osservando la natura che si risveglia dalla sua dormienza invernale, ci sentiamo spronate a riconnetterci con il ciclo della vita, ad adottare anche un atteggiamento di apertura e di accettazione nei confronti del cambiamento. Quindi, è come se con Ostara arriveremo a percepire questa profonda connessione con i cicli naturali. Quindi, ci sentiremo molto più allineate al flusso della natura e seguiremo quasi quel ritmo, proprio come se. Andassimo a sincronizzare queste due parti, che è la nostra sfera personale, con quella del ciclo della natura. E infatti, pensando a queste due parti di noi, andiamo a ritrovare un equilibrio, e con l'equinozio di primavera si va a celebrare l'equilibrio tra gli opposti, come la luce e l'oscurità, il lavoro e il riposo, il dare e il ricevere. Vedete come questa parte ci porta a richiedere una ricalibrazione su un livello differente rispetto a quello che abbiamo vissuto il mese precedente. E quindi qui andiamo proprio ad attuare quell'equilibrio che ci permette di andare a coltivare un'armonia sia nella nostra vita personale sia in quella professionale. Si va a portare un bilanciamento di tutte quelle che sono le nostre esigenze, perché da una parte noi andiamo a realizzare i nostri intenti, ma quegli intenti hanno un'energia di realizzazione tale che è necessario coltivare prima nella nostra sfera personale, non possiamo pensare di agire nel fare, fare, fare senza darci un momento di integrazione, di riposo. Questo è importante da comprendere perché a volte ci dimentichiamo, invece in questi passaggi, come appunto la celebrazione di Ustara, è come se in qualche modo quando non comprendiamo la lezione sentiamo stanchezza per esempio e quindi quell'azione diviene un po' più, uh, come dire, un po' più debole. Perché non siamo in grado di far fronte a tutta quell'azione che magari portiamo nella nostra vita con l'intento di realizzare prima i nostri intenti. È come se la natura ci desse proprio il suo insegnamento, andando a guidarci laddove non siamo in grado noi di farlo, o quando non vogliamo vedere questa parte. Questa, questo aspetto è molto importante. E questo insegnamento che ci aiuta a mantenere questo equilibrio. Tra le nostre esigenze, la nostra sfera più personale, con l'azione che poi andiamo a intraprendere per realizzare i nostri intenti, ci permette di creare e di generare un terreno fertile per questa realizzazione. Infatti, questo è il momento per celebrare la crescita e l'abbondanza. Qui sarà utile proprio andare a seminare le nostre intenzioni, a nutrire i nostri sogni imprenditoriali in modo che possano crescere e prosperare. Perché questo è il momento per cominciare a porre le basi per quella che sarà la nostra realizzazione nell'imminente futuro, che ci vedrà protagoniste di questo anno meraviglioso, questo anno del lotto, un anno di abbondanza, ricordiamoci. Quindi, questo è un periodo utile. Dove possiamo concentrarci sull'espansione della nostra attività e anche sull'accrescimento della nostra influenza nel mondo imprenditoriale. Quindi la fertilità poi ne viene vista in associazione ad Ostara in questo caso, per vedere come tutto questo ci porta a un'abbondanza naturale: che non sarà incentivata da un'azione costante, da uno sforzo immane, ma sarà concentrata da un allineamento. Profondo che andremo a trovare con noi stesse perché l'azione è importante, ma deve essere associata comunque a un equilibrio: a un equilibrio che ci permette di osservare che cosa accade dentro di noi. Ed ecco perché questi bollettini cosmici divengono uno strumento utilissimo per andare a vedere che cosa accade semplicemente. È bello vedere come queste simbologie, che potremmo definire cosmiche perché vanno ad adattarsi sia alla sfera universale, ai cicli naturali e anche alla nostra sfera personale di unione tra mente, corpo e anima, in realtà possiamo vedere come poi anche nella spiritualità di carattere religioso si vanno a ripercorrere queste simbologie, quindi è meraviglioso. Per esempio la Pasqua è anche un momento proprio per vedere la rinascita e la risurrezione. Queste energie ci supportano a fare questo, poi da parte nostra è importante andare a mh, appunto, integrare con delle pratiche, con uh, un'esplorazione anche di noi stesse che ci può permettere di comprendere intanto quali sono i blocchi, capirne la radice e poi da lì a creare uno sblocco. E lo sblocco, dalla mia esperienza, avviene sia da un punto di vista mentale, quindi nel mindset che noi andiamo ad attuare, andando a riconoscere il blocco e comprendendo che c'è... Un'alternativa, ma poi lo andiamo anche a vedere sulla sfera emotiva, quindi sull'integrazione, anche che facciamo nel corpo e nell'allineamento nell con la nostra anima: quindi ascoltare la nostra voce interiore che ci permette di compiere un cammino che riflette la nostra unicità e il nostro modo di essere perché è lì che quei blocchi poi si sciolgono ed è dall'integrazione di queste tre parti e quindi poi andando anche nella sfera corporea, oltre all'esplorazione emotiva, c'è poi anche l'azione, ma è una traduzione di quello che noi abbiamo esplorato dentro. Quindi queste energie che ci saranno questo mese saranno l'ideale per fare questo lavoro. Per la celebrazione di Ostara, in realtà, noi ci apriamo anche alla speranza, perché ci apriamo nuove possibilità e ci ricorda questa celebrazione che anche nelle situazioni più difficili esistono sempre nuove opportunità e possibilità di crescita. C'è sempre una soluzione in realtà a quello che stiamo vivendo e che a volte quando la stiamo vivendo anche dall'aspetto emotivo, fatichiamo ad andare oltre a vedere che cosa c'è oltre questa emozione, oltre a questo pensiero che in questo momento magari ci sta ostacolando, ma in realtà questa Celebrazione e questa energia di Ostara ci dà proprio anche quella speranza che ci porta a perseverare nei nostri sforzi imprenditoriali, nelle sfide che abbiamo vissuto finora, anche quando sembrano insormontabili. In realtà ci permette di andare avanti e proseguire un passo dopo l'altro verso quella che è la nostra realizzazione. E qui vedremo la luce, finalmente, dopo l'oscurità. E con l'avvicinarsi della primavera, guardate che simbologia meravigliosa. Vediamo che la luce del giorno cresce gradualmente e simboleggia quindi una sorta di vittoria della vita sulla morte, della speranza sull'oscurità, della luce nel buio. E questo ci invita a mantenere una prospettiva ottimistica, a credere nel potenziale delle nostre azioni, nel credere fermamente. Che la nostra unicità ci porterà a piena manifestazione, ma nel momento in cui siamo in perfetto allineamento con noi stesse. Quindi, per un'imprenditrice multidimensionale, in realtà, Ostara può essere un momento significativo per andare a rinnovare questa energia e affrontare nuove sfide con una prospettiva nuova. E quindi andiamo a vedere in che modo possiamo attuare questa celebrazione al meglio per vivere questa energia e integrarla. Con il nostro sé divino. Intanto possiamo portare l'attenzione su una riflessione che ci permette di prenderci del tempo per riflettere sulle nostre esperienze passate, per imparare dalle sfide che abbiamo vissuto, anche quelle che magari non abbiamo colto o che ci ha portate a ricadere magari sui nostri schemi. Andiamo a vedere quali sono i nostri successi e usiamo queste conoscenze per informare le nostre future decisioni imprenditoriali saranno l'indicazione con il quale noi andremo a intraprendere queste decisioni future. E poi è un momento perfetto per la pianificazione, quindi usiamo questa energia di rinascita di Ostara per pianificare, per impostare nuovi intenti, per visualizzare tutto quello che desideriamo portare nel mondo, per l'impatto che vogliamo generare nel mondo e qui ci creiamo un piano d'azione perché questo piano d'azione in realtà ci permette di vedere quali sono gli aspetti su cui portare la nostra attenzione e poi fare quello che dicevamo prima, darci il tempo, creare equilibrio tra l'integrazione, l'osservazione di noi stesse con quelle che saranno poi le effettive azioni, poche azioni ma mirate e creandoci un piano d'azione in realtà non ci perdiamo nulla, ma ci diamo il tempo per farlo al momento giusto, quindi senza entrare in quel loop del fare, fare, fare. Quindi è anche un momento opportuno per andare a coltivare delle nuove relazioni. Andiamo a vedere come possiamo generare delle, degli scambi, delle relazioni nutrienti con altre persone che sentiamo allineate a noi e questo ci permetterà proprio di attingere all'energia di Ostara in modo consapevole, in modo unico per noi perché sarà per ognuna diverso, può essere utile per creare un ambiente fertile per la nostra crescita e portare avanti anche una visione imprenditoriale con passione e determinazione perché rifletterà chi siamo davvero e quindi agevolerà quell'atto di manifestazione che vogliamo vivere. Quindi finora abbiamo cominciato ad esplorare il portale energetico e la celebrazione di Ostara per l'equinozio di primavera. Adesso andiamo a vedere quali sono i movimenti planetari di questo mese, perché intanto andiamo a vedere un primo aspetto importante che nell'astrologia ci porta subito l'attenzione a cosa vivremo nel mese di marzo. Dal 20 di marzo alle ore 4.07 per la precisione, vediamo che il Sole entrerà nel segno dell'ariete. Questo cosa significa da un punto di vista energetico? Che Attingeremo a un'energia potente e dinamica che ci porta a un senso di inizio, un senso di avventura. Se ci pensiamo, l'Ariete è il primo segno dello zodiaco, quindi è come se ricominciassimo. L'anno astrologico per così dire, e è particolarmente noto per la sua intraprendenza, il suo coraggio, la sua determinazione. Quindi possiamo vedere che quando il sole transita nel segno dell'ariete, porta con sé un forte senso di azione, di esplorazione e di realizzazione personale. E qui possiamo fare una grande attenzione perché questa spinta che sentiremo, dal mio punto di vista, sarà un'ulteriore sfida che l'universo vuole mandarci proprio perché. Vedendo questa energia primaverile a cui stiamo appunto attingendo e stiamo entrando in questa nuova fase della natura e del ciclo comunque di quest'anno, sarà un momento dove è importante osservare che questa spinta all'azione può essere utile per fare quelle azioni mirate che saranno utili per arrivare a raggiungere i nostri intenti, ma attenzione a non entrare nel loop dell'azione, quindi del fare fare fare, di cui abbiamo parlato già oggi. Quindi andiamo a vedere che questo posizionamento solare, quindi nel Sole nel, nel segno dell'Ariete, ci va a stimolare un certo senso di urgenza e di impazienza e potrebbe spingerci a metterci in moto per perseguire i nostri obiettivi. Lo faremo con un certo fervore, con una, proprio questo senso di impazienza di cui parlavo poco fa. C'è un desiderio a sperimentare cose nuove, ad assumersi dei rischi e a superare anche le sfide con coraggio e determinazione. Quindi ecco perché è importante osservare e conoscere queste energie perché se io lo so prima non vado a cadere nella trappola Dell'urgenza, dell'impazienza in cui mi porta la rete, ma vado a, ad attingere a questa energia in modo utile per me e quindi vado a prendermi quel coraggio e quell'intraprendenza per assumere dei rischi, per superare queste sfide, ma le supererò consapevolmente questa volta. Quindi vado ad attingere al coraggio e alla determinazione anziché all'urgenza e all'impazienza. Vedete come sono sottili. Questi passaggi che la conoscenza ci porta poi in equilibrio e ci porta a tarare dove vogliamo veramente direzionarci. In questo caso, il Sole in Ariete va a promuovere l'individualità e l'autonomia è un momento simbolico importante che ci incoraggia a seguire la nostra strada, a essere autentiche nella nostra espressione, nel nostro modo di comunicare, di portare il nostro impatto nel mondo. Quindi questo periodo è ideale per iniziare nuovi progetti, per mettere in evidenza comunque degli aspetti della nostra unicità che ci possano portare ad avvicinarci a persone allineate e anche per assumere un approccio più proattivo nella vita. Quindi Andiamo a vedere tutti questi aspetti per attingere a ciò che può esserci utile alla nostra crescita. Perché, proprio parlando della dualità di cui menzionavamo prima nel tema di equilibrio, in realtà anche qui no, c'è un rovescio della medaglia. Quindi, queste energie noi possiamo proprio viverle in un modo utile a noi e alla crescita che vogliamo portare nella nostra vita. Quindi, complessivamente, possiamo vedere che. Ci sono diversi aspetti del sole in ariete che possiamo, appunto, portare in evidenza e possiamo anche attingere per il nostro business multidimensionale. Intanto possiamo attingere a questa energia di innovazione e di iniziativa, perché questa parte ci permette di essere più audaci, è un momento ideale per lanciare nuovi progetti, per sviluppare dei nuovi prodotti o servizi e anche per sperimentare delle strategie. Nuove e innovative per la nostra attività. Quindi diamoci il permesso di essere audaci, di portare le nostre idee comunque nel mondo e di non temere di uscire da quegli schemi che ci hanno fatto sentire al sicuro finora. Estendiamo la nostra zona di comfort per renderla un, come posso dire, un mondo fatto di confini ma anche di possibilità. Quindi anziché uscire dalla zona di comfort, estendiamola. E creiamo un mondo tutto nostro. E un altro aspetto importante su cui fare attenzione è il coraggio e la determinazione. Quindi, questo posizionamento solare ci infonde un certo coraggio e determinazione. Quindi affrontiamo tutte le sfide che abbiamo davanti a noi con fiducia e con risolutezza. Sentiamoci pronte a superare gli ostacoli che arriveranno e a perseguire i nostri obiettivi con fermezza, senza lasciarci scoraggiare dalle difficoltà che potremmo magari incontrare lungo il cammino. E questo è anche il momento per vedere, dimostrare la nostra autenticità e individualità perché il sole in Ariete, come dicevamo prima, porta questo. Quindi la nostra sfera imprenditoriale, in quanto imprenditrici multidimensionali, siamo pronte a portare nel mondo la nostra autenticità e la nostra modalità di espressione. Questo è il momento di agire rapidamente. Questa energia di Ariete è veloce e dinamica, quindi sentiamoci pronte a stare in questo flusso, a vivere in questa energia molto frenetica, ricordandoci sempre di... Trovare il centro in noi stesse. Quindi è importante in questo caso agire sì rapidamente quando si presentano delle opportunità del business, per esempio, ma sentiamoci anche pronte alle condizioni mutevoli con le quali andiamo a vivere queste energie, questi momenti del nostro quotidiano. Perché tutto potrebbe cambiare in un attimo. E questo ci può portare anche a vedere che è importante esplorare, sperimentare. Quindi anche qui. Assumersi il rischio e avere questa capacità di portare con l'intraprendenza nel mondo la realizzazione dei nostri intenti può essere utile integrando anche questo mindset di esplorazione. Cioè ci diamo il permesso di sperimentare, di esplorare nuovi approcci, nuove modalità, nuove idee anche. E quindi diamoci proprio il permesso di andare a vedere anche che cosa ci può portare questa curiosità, dove possiamo arrivare anche con queste nuove esplorazioni, perché questo ci può aiutare anche a capire che cosa funziona e cosa no per la nostra attività, che cosa è allineato a noi e cosa no. E quindi attraverso la pratica noi possiamo vedere come si può muovere tutto questo. E ovviamente non può esserci conclusione migliore per parlare di questo sole in ariete se non parlando di bilanciamento tra l'assertività con la collaborazione. Quindi, nonostante l'energia della rete sia assertiva e indipendente, è importante al tempo stesso andare a bilanciare questa caratteristica con la capacità di collaborare con gli altri. E nel business multidimensionale ci sono molte opportunità per collaborare con partner, con altre persone che magari sono allineate a noi, altre imprenditrici. Quindi, cerchiamo di osservare questa energia per essere assertive nella nella nostra parte più collaborativa, che si apre anche alle collaborazioni, alle partnership e anche a mettere dei confini rispetto a quelli che sono eh, i nostri aspetti, i nostri interessi, per così dire. Quindi possiamo proprio portare un equilibrio tra queste parti, tenendo conto di quelli che sono i nostri interessi e il nostro benessere, chiaramente, sia personale che imprenditoriale, ma allo stesso tempo aprirci alla collaborazione. Quindi andiamo ad attingere a questa energia del sole in ariete per essere audaci, essere determinate, per essere autentiche, per portare un impatto più grande nel mondo e realizzare finalmente i nostri intenti. Quindi portiamo questo nell'energia che andremo a percepire dal 20 di marzo in poi. Ma non è finita qui, perché oltre al sole abbiamo anche le nostre lunazioni. Infatti abbiamo la luna nuova, nel segno dei pesci che ci sarà dal 10 di marzo, quindi tra pochissimo, e arriverà alle ore 10, quindi 10 marzo alle 10, quindi giochiamo molto con i numeri e con la magia che porta la numerologia e andiamo a vedere questa luna nuova in pesci che porta con sé un'energia di sensibilità, di intuizione e anche di connessione emotiva. Come possiamo attingere a questa energia? In un contesto anche imprenditoriale, se vogliamo, ma comunque anche da un punto di vista personale, potrebbe essere utile andare a esplorare questa lunazione. E in entrambi i casi si combaciano alcuni punti che potrebbero tornarci utili. Intanto possiamo vedere che in questa fase di luna nuova nel segno dei pesci possiamo attingere alla creatività e alla visione. Quindi, qui possiamo proprio vedere come. La luna nuova nel Signore dei Pesci sarà un momento ideale per esplorare nuove idee imprenditoriali, per sviluppare nuovi progetti, nuovi servizi e anche andare a visualizzare il futuro che ci attende. Quindi andare a identificare in una sfera futura tutto quello che possiamo portare e realizzare. Quindi, tutto questo lo andremo a vedere con una prospettiva più ampia, andremo a fare affidamento sulla nostra intuizione e anche sulla visione che andremo a elevare attraverso questa energia di Luna Nuova per guidare tutte le nostre decisioni imprenditoriali che andremo a fare da qui al prossimo ciclo lunare. E questa Luna Nuova è meravigliosa perché ci permette di entrare in profonda empatia e connessione anche emotiva noi stesse e con gli altri, infatti il segno del pesci è un segno molto empatico e sensibile e questa luna nuova ci incoraggerà proprio a essere più attente alle esigenze e desideri degli altri ma prima di tutto ai nostri e sarà un momento di grande connessione proprio perché porteremo questa attenzione su noi stesse e sugli altri ma quello che faremo sugli altri sarà un riflesso dell'attenzione che dedicheremo a noi stesse e questo ci permetterà di creare delle connessioni autentiche, di nutrire delle relazioni significative con coloro che sentiremo allineate profondamente a noi. E qui sarà eh, importante attingere a questa intuizione per ascoltarci nel profondo e per fare anche delle scelte audaci, proprio perché ci siamo allineate anche a eh, quello che poi ci sarà come sole. Nel, nella, nel segno dell'ariete, e quelle scelte audaci in realtà ci porteranno a creare un impatto ancora più grande nella realizzazione dei nostri intenti, nella manifestazione che vogliamo portare nella nostra vita. Quindi, possiamo proprio vedere che questo senso di empatia ci darà tante, tante nuove occasioni. Per realizzare i nostri intenti, ma sarà anche un momento di intuizione profonda e di grande fiducia. Quindi, questa luna nuova va ad amplificare la nostra capacità intuitiva. Andremo ad affidarci al nostro intuito e anche al nostro istinto imprenditoriale. E andremo a seguire delle decisioni che saranno allineate a noi anche quando faranno un po' paura perché questa energia ci aprirà la fiducia e quindi sarà importante ascoltare la nostra voce interiore quando prendiamo delle decisioni importanti e possiamo permettere alla nostra intuizione di guidarci verso delle opportunità che potrebbero altrimenti passare inosservate e potremmo non cogliere delle opportunità che magari stiamo attendendo da tempo per mettere a terra quello che sarà appunto la realizzazione dei nostri intenti, ma anche del nostro scopo di vita, ad esempio. E questa luna nuova ci porta anche compassione all'altruismo, quindi pensando a quello che è tutta la sfera intuitiva, all'empatia anche, di cui abbiamo appena parlato, vediamo che questo senso di grande compassione all'altruismo può essere un momento in cui possiamo portare un impatto anche negli altri attraverso il nostro esempio attraverso la nostra voce attraverso la nostra unicità e quindi tutto ciò che ci circonda il mondo intorno a noi ci porterà a vedere come noi possiamo essere un esempio anche davanti a magari degli aspetti negativi che possiamo scorgere intorno a noi noi possiamo trovare il nostro modo per integrare quello che possiamo vedere come una nostra responsabilità sociale con quello che è il nostro modo unico di fare la differenza nel mondo attraverso l'esempio che possiamo dare e quindi possiamo vedere come anche la nostra capacità imprenditoriale può essere d'esempio per noi, e prima di tutto, e poi per gli altri. E c'è anche un tema di flessibilità e adattabilità, quindi vediamo che il seno dei pesci è un segno comunque di per sé mutevole e quindi predispone già questa energia di flessibilità e di adattabilità. Infatti questa luna nuova ci invita a essere aperte ai cambiamenti, a essere disposti ad adattare anche la nostra strategia imprenditoriale a quelle che sono magari le condizioni del mercato e questa flessibilità in realtà ci permette di avere un approccio altrettanto flessibile e ci porta a poter modificare i piani a seconda dell'esigenza. Quindi, qui andiamo a vedere come questa luna nuova ci porterà a una riflessione, a un rinnovamento importante. Queste energie di luna nuova in realtà ci permettono di attingere a un rinnovamento, a un nuovo inizio. Quindi, vediamo come questo mese di marzo in realtà ci porta più momenti di rinnovamento, di risveglio anche di noi stessi e della nostra unicità. Quindi, in questa fase di luna nuova, possiamo aprirci a lasciare andare i vecchi schemi o le abitudini che non sono più utili a questa nuova versione di noi stesse e che potrebbero essere appunto un ostacolo alla nostra crescita. Quindi viviamo questa energia meravigliosa di Luna Nuova in Pesci per poter vivere la rinascita nel suo senso più pieno, con fiducia, con creatività, con empatia e attingere alla nostra intuizione più profonda per vedere come questa parte di noi è la chiave per una manifestazione vera, concreta e soprattutto allineata a noi. Ma non è tutto perché abbiamo anche la luna piena in bilancia che la vedremo dal 25 di marzo, alle ore 8 precisamente. Quindi andiamo a vedere che questa energia di luna piena, che porta piena manifestazione, no? tutta quell'energia quell che abbiamo sedimentato nel corso del mese, vediamo che porta con sé equilibrio, armonia e collaborazione, ma da una prospettiva di realizzazione già manifestata. Quindi vediamo che, ad esempio, in questa fase noi andremo a vedere come l'equilibrio, ad esempio, tra il lavoro e la vita personale, ci porta ad avere delle soluzioni, ad avere delle intuizioni che ci porta a prendere delle decisioni importanti. E qui possiamo assicurarci di dedicare del tempo sia al successo professionale che al benessere personale. Quindi andiamo a prendere delle misure importanti per ridurre lo stress, per mantenere l'equilibrio tra le diverse aree della nostra vita e. Attuare anche delle collaborazioni. Quindi, questo è il momento ideale per andare a determinare le collaborazioni che possiamo appunto portare grazie a questa energia di luna piena. E quindi andiamo a vedere che può esserci l'opportunità di lavorare con persone allineate a noi, con professioniste, eh, magari anche di altri settori o anche di settori simili ai nostri, per creare delle sinergie e ottenere dei risultati migliori insieme. Quindi in questa fase di una piena noi andiamo ad attingere proprio a una realizzazione importante che ci porta anche a ricercare una nuova armonia. Quindi qui vediamo che il segno della bilancia eh, fa proprio da guida. A questo, tipo di, a questo tipo di energia e vediamo che il segno della bilancia è guidata dall'obiettivo di creare armonia e bellezza nel mondo e quindi questa luna piena in realtà ci permette di integrare questi principi anche nella nostra vita nel nostro business e Sarà bello poterlo vedere, ad esempio, tradotto in azioni o in scelte che ci porteranno a creare, per esempio, dei nuovi servizi che portano un valore anche estetico, sia attraverso la creazione di un ambiente di lavoro armonioso. E positivo per noi e per le persone che collaborano con noi, per esempio. Quindi ci sono diversi aspetti che andr andranno a portare l'attenzione su questa bellezza, questa armonia meravigliosa che ci porterà proprio a vedere il mondo con un occhio magico, con uh, un risveglio anche di questa nostra capacità di vedere con occhi diversi tutte le prospettive che abbiamo dinanzi a noi. Può essere l'ideale andare a prendere delle decisioni bilanciate. Cosa significa? Significa che questa luna piena ci invita a prendere delle decisioni che siano ponderate per noi stesse, per il nostro bene più alto, ma anche per il nostro business. E quindi andiamo a considerare attentamente tutti i pro e tutti i contro prima di agire. Andiamo a eh, evitare di attingere impulsivamente. Di non seguire così l'istinto che ci porta a non considerare veramente tutti i pro e i contro. Cerchiamo di mantenere un approccio razionale ed equilibrato nelle nostre decisioni imprenditoriali, anche perché eh, questa luna piena porta con sé un'energia dell'elemento aria, perché bilancia è un segno d'aria, quindi è importante andare a vedere come questo significato ci può aiutare a sviluppare, ad esempio, un mindset molto più allineato a quello che è l'utilità di cui abbiamo bisogno in quel momento. E vediamo anche che il segno della bilancia è legato alla giustizia e alla parità, quindi possiamo considerare il nostro business come un elemento che può contribuire a promuovere anche questo senso di giustizia e di uguaglianza, ad esempio attraverso magari appunto delle nuove pratiche etiche, una sostenibilità che possiamo adattare nel nostro business a dei servizi che siano più inclusivi, per esempio. Quindi possiamo proprio spaziare su tutto quello che ci porterà a un'innovazione che sarà proprio più legata al sociale in questo senso e ad attingere alla luna piena in bilancia per lavorare eh, sulla ricerca di equilibrio, sull'armonia, sulla collaborazione nelle nostre relazioni, sia professionali che personali, e prendere delle decisioni che siano ponderate per promuovere appunto quello che eh, sentiamo noi come valore nel nostro business e anche un'equità nel settore che appunto abbiamo scelto di operare. E detto questo, passato alle lunazioni, adesso andiamo a vedere... I movimenti planetari. Andiamo a vedere partendo dal pianeta Mercurio come intanto dal 10 marzo non ci sarà solo la Luna nuova, ma ci sarà anche Mercurio che entra nel segno dell'ariete. Come sappiamo ormai Mercurio è un pianeta legato al pensiero, legato comunque alla sfera comunicativa, anche mentale, e quando Mercurio transita nel segno dell'Ariete vediamo che l'energia diventa veloce, diventa audace, diventa impulsiva e quindi Mercurio, che appunto ci porta a questo senso di comunicazione, di mentalità, eh, porta una certa intraprendenza nel segno dell'Ariete e quindi vediamo che potremmo appunto vedere una comunicazione in noi che è più diretta e assertiva. Infatti con Mercurio in ariete vediamo che è un momento ideale per comunicare in modo diretto e anche assertivo, come dicevo. Possiamo essere chiare e concise nei nostri messaggi, possiamo esporre le nostre idee in modo deciso e anche di non, non, possiamo anche smettere di temere di difendere le nostre opinioni, perché quella è la nostra verità e non sentiremo più delle resistenze a... Eh, dover per forza o nasconderle o comunque giustificarle in qualche modo. Quindi vediamo che questa energia favorisce anche la nostra capacità di leadership, una leadership che è assertiva e che ci porta anche un'abilità di influenzare gli altri con convinzione. Quindi possiamo portare le nostre idee nel mondo per vedere come persone allineate possano sposare le nostre idee, per esempio. E questo Mercurio ci porta anche a essere rapide nell'azione e nelle decisioni tempestive. Infatti, eh, Mercurio nel segno dell'ariete stimola un approccio tempestivo e deciso alle decisioni e all'azione. Quindi possiamo sentire questa energia e essere pronte ad agire rapidamente quando si presentano delle opportunità e non esitare a prendere delle decisioni importanti. Allo stesso modo, come dicevamo prima. Dobbiamo essere attenti a non cadere nel loop del fare, 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 altrimenti potremmo appunto, come dire, vivere in modo controproducente questa energia. Quindi andiamo a usarla laddove ci sarà utile veramente. Quindi in questa fase può essere utile lanciare nuovi progetti, mettere in atto nuove strategie, senza indugiare, proprio seguiamo veramente la nostra voce e quella nostra intuizione interiore. Andiamo a vedere che questa energia di Mercurio in Ariete ci porta anche innovazione e un pensiero creativo, perché Ariete è associato alla creatività e quindi in questo senso Mercurio possiamo vedere che va ad amplificare questo risultato e possiamo utilizzare questa energia per generare nuove idee, per pensare in modo creativo anche alla risoluzione di problemi che stiamo affrontando. Quindi apriamoci in maniera molto libera a soluzioni che possono anche non essere convenzionali e pensiamo fuori dagli schemi per ottenere dei vantaggi che siano anche competitivi. E poi andiamo a portare il focus sull'indipendenza e sull'iniziativa perché con Mercurio nel segno dell'Ariete abbiamo bisogno di enfatizzare l'importanza dell'indipendenza e dell'iniziativa, quindi saremo indipendenti mentalmente, ma saremo anche proattivi nel proseguire i nostri intenti e quindi non andremo ad aspettare che le opportunità vengano a bussare alla nostra porta, ma saremo noi ad andare a cogliere queste opportunità e saremo proprio cariche di iniziativa nel nostro lavoro e anche nella nostra vita personale, quindi possiamo guidare il cambiamento anziché subirlo e questo sarà uno degli aspetti più belli di questo, di questo mese di marzo che ci attende. Ci sarà anche eh, l'importanza di andare a gestire l'energia e l'impulsività, quindi potremmo appunto da questa velocità di pensiero e anche comunicativamente parlando avremo questa grande scioltezza nel portare la nostra unicità nel mondo, c'è anche il rischio di diventare troppo impulsivi o impazienti e quindi possiamo prestare attenzione a non prendere, come dicevamo prima, delle decisioni affrettate o comunque entrare in questo loop di agire, agire, agire. Okay? E poi possiamo vedere come, invece dall'11 di marzo, ci sarà la Venere che entrerà nel segno dei pesci e dal 3 di marzo, invece, Venere farà da quadrato a Urano. Cosa significa? Intanto quando c'è una quadratura significa che ci saranno da fare delle riflessioni un po' importanti e magari potremmo percepire un po' più di fatica ad attingere a quel tipo di energia. Quindi possiamo proprio vedere questi aspetti tenendo conto che eh, Urano è il pianeta della rivoluzione e la Venere è il pianeta appunto dell'attrazione, dell dell'amore. Quindi tutto ciò che ci attrae dagli altri ma anche quello che noi attraiamo dagli altri. E quindi, quando vediamo che c'è una quadratura di Venere in Urano il 3 marzo, possiamo vedere che ci sarà un'energia un po' turbolenta nelle relazioni e negli affetti, perché Venere rappresenta questo: rappresenta anche l'armonia e i valori, rappresenta l'amore, la relazione che abbiamo anche con gli altri, mentre invece Urano, come dicevo. Eh, simboleggia l'innovazione, la rivoluzione, ma anche l'imprevedibilità, la ribellione e il cambiamento. Quindi, questo aspetto potrebbe portare delle tensioni nelle relazioni sia personali che professionali, e potremmo sentire una spinta a cercare una maggior libertà e indipendenza. E quindi tutto questo ci può aiutare a comprendere che cosa sta avvenendo nelle nostre relazioni, sia imprenditoriali che personali, e comprendere. Appunto, come attingere a questa energia affinché possa esserci utile, magari, un'esplorazione uh, un più profonda, magari una crescita rispetto alle situazioni che vivremo poi nel quotidiano. Ma poi ci sarà questo ingresso della Venere nel segno dei pesci a partire dall'11 marzo, e qui vediamo che sentiremo più questa sensibilità, questa empatia, questo senso del romanticismo. E qui vediamo che i pesci, essendo un segno emotivo e molto intuitivo porta nella Venere una, uh, come posso dire, un amore incondizionato, una compassione, anche un senso di creatività e quindi questo posizionamento può portare ad un aumento della nostra sensibilità emotiva, un desiderio di connessione spirituale e quindi possiamo proprio vedere che da questo possiamo attingere degli insegnamenti importanti, intanto gestendo il cambiamento e l'imprevedibilità, ma anche a promuovere una comunicazione aperta che possa essere anche comprensiva rispetto alle relazioni che attuiamo, ma anche comprensive con noi stesse. Quindi possiamo aprirci ad ascoltare le esigenze e i desideri comunque degli altri, ad ascoltare profondamente i nostri i desideri e le nostre esigenze e poi andiamo a esprimere la nostra creatività. Con questa Venere in Pesci possiamo proprio lasciare andare, possiamo proprio dare libero sfogo a questo senso amorevole e armonioso di noi stesse e quindi possiamo vedere che possiamo eh, favorire l'ispirazione e la creatività nel nostro lavoro, nella nostra vita personale, possiamo aprirci a nuove idee, a nuovi approcci che incoraggia anche eh, noi stesse e gli altri ad esplorare questo senso di creatività. E ci può portare anche a delle soluzioni originali, a delle nuove opportunità di crescita, quindi possiamo veramente vivere questa esperienza in modo unico e connesso. E questo ci porta anche a coltivare delle relazioni autentiche, perché nonostante la quadratura con Urano, che può portare a dei momenti comunque di grande sfida, se vogliamo, allo stesso tempo possiamo vedere come quelle relazioni che stiamo coltivando possono essere pronte a una crescita o come possiamo avvicinarci a persone che magari sono più allineate, per esempio. Quindi lasciamo che con grande genuinità le nostre interazioni possano mostrare l'empatia, possono mostrare sostegno, possono essere un punto di unione con gli altri. E lasciamo che tutto questo ci porti a relazioni più profonde. E chi lo sa, magari si risveglia anche qualche nuovo amore. Così, giusto per dire. E parlando di pianeti, e eh, di connessioni cosmiche da venere passiamo a marte e vediamo che marte dal 23 di marzo entrerà nel segno dei pesci e anche lui dal 9 di marzo avrà una quadratura con urano quindi urano non andrà tanto d'accordo con, con alcuni pianeti in questo caso con venere e con marte e vediamo appunto che marte è un pianeta di eh, grande impulsività e anche molto imprevedibile perché parla di autoaffermazione di sé e ci va a portare l'attenzione poi su quella che è la spinta all'azione, alla determinazione, alla volontà. E quindi questo ingresso di Marte nel segno dei pesci in realtà è un po' particolare perché porta un'energia di sensibilità, di compassione, di intuizione a un pianeta che in realtà è molto, come dire, affermativo, è molto direttivo anche se vogliamo. E quindi può portare anche un aumento di questa sensibilità e un desiderio di azione basato sulla compassione, sulla connessione spirituale. Quindi in realtà c'è un po' qualche conflitto no? tra questo Marte e questo segno dei pesci che mh, parlano con due lingue diverse, mi viene da dire. Però può essere interessante vedere come si crea un'unione tra le due parti. Quindi è come se Marte andasse un po' a smorzare questa sua energia alchemica del fuoco con questa sensibilità, questa intuizione, che porterà poi a aver bisogno, sentendo questa energia, di imparare a gestire l'attenzione e l'impulsività. Quindi è come se ci mettessimo in ascolto con grande sensibilità ed empatia a questa spinta di voler uh, proprio seguire l'istinto no? di andare impulsivamente uh, verso quel dato obiettivo, quella datazione, e in realtà ci permette anche di vedere che con la quadratura a Urano è importante invece gestire questa tensione, questa impulsività, quindi è anche un bene che poi dal 23 di marzo appunto passerà al segno dei pesci Marte, proprio perché abbiamo bisogno di vedere come questa quadratura con Urano ci porterà l'attenzione su il... Bisogno di mantenere la calma e di prendere delle decisioni ponderate anziché agire in modo impulsivo. Quindi qui è importante osservare come poter essere flessibili e adattabili di fronte alle sfide e ai cambiamenti imprevisti, così come sarà importante promuovere la creatività e l'innovazione. Quindi l'energia di Marte nel segno dei Pesci ci porterà in quel senso. A sentire la spinta, ma dove? Nella direzione giusta, quindi in questo caso verso la creatività e l'innovazione del nostro business, anziché verso l'impulsività e quella spinta anche di tensione che potremmo sentire quando Marte agisce nel suo pieno della potenza. Quindi diciamo che ha i suoi pro e i suoi contro avere appunto Marte nel segno dei pesci, perché da una parte abbiamo la spinta nel portare fuori nell'autoaffermare anche noi stesse attraverso la creatività, l'innovazione e quell'intuitività che ci porta quasi ad avere un indirizzo eh, abbastanza coerente con la nostra unicità, e anziché appunto spingerci verso quell'impulsività che può essere anche autodistruttiva alcune volte. E ovviamente può essere importante anche sfruttarla questa intuizione, quindi attingere a questa intuizione per avere una direzione abbastanza chiara che possiamo autoaffermare anche con una certa certezza, nel senso che questo ci può aiutare a prendere decisioni più allineate a chi siamo e ad esplorare comunque con successo tutte quelle sfide che ci si pongono davanti e superarle, quindi in realtà... Vediamo che c'è un rovescio della medaglia. Quindi ci sono queste energie di Marte nel segno dei pesci che può avere i suoi pro e i suoi contro, come dicevamo. Ok? E adesso andiamo a concludere con i pianeti che saranno in moto diretto questo mese. Infatti, non abbiamo pianeti che agiscono in moto retrogrado e quindi abbiamo Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone che saranno anche questo mese in moto diretto tutto il mese. Quindi in questo caso che cosa significa? Che si va a percepire un'energia di progresso, di movimento che può influenzare anche il nostro business. In che modo? In realtà possiamo vedere che eh, Giove, essendo il pianeta dell'espansione, della crescita delle opportunità, ci permette di favorire la crescita delle attività commerciali, ci apre nuove possibilità di espansione, anche di partnership e di progetti ambiziosi che possiamo portare nel mondo. Lo stesso con Saturno, andiamo a vedere che è un pianeta che va a enfatizzare il senso della struttura, della disciplina, della stabilità e quindi in questo caso avremo appunto col suo moto diretto una grande occasione per costruire delle basi solide per implementare le nostre strategie, per portare avanti proprio tutto quello che ci sarà utile per creare delle fondamenta della nostra attività. E Urano, invece che è il segno dell'innovazione, a parte qualche quadratura, come abbiamo visto, essendo in moto diretto, ci porta a nuove idee, ci porta a delle rivoluzioni personali che possiamo portare nella nostra vita, nel nostro business. Possiamo anche vedere dei cambiamenti repentini che potremmo percepire lungo il cammino. È un periodo veramente favorevole per... Anche cominciare ad adottare delle nuove tecnologie, delle nuove idee, dei nuovi approcci che magari non sono convenzionali o che magari non abbiamo mai adottato prima e che invece possono esserci veramente funzionali. E così come Nettuno, che rappresenta la spiritualità nel suo senso più pieno, ma anche l'ispirazione e la creatività, può esserci utile per portare chiarezza nei nostri progetti, per stimolare la creatività e anche la sensibilità in modo che. Uh, il nostro business possa veramente rispecchiarci, possa arrivare alle persone giuste. E poi abbiamo il, segno, il pianeta della trasformazione. Abbiamo Plutone che è associato alla trasformazione, al potere e anche al controllo. E con questa direzione, in modo diretto, possiamo vedere come queste trasformazioni possono attuarsi più profondamente nel nostro business senza alcun ostacolo e quindi possiamo anche potenziare la nostra capacità di rinnovarci e di gestire comunque il nostro pieno potere per manifestare veramente quello che è il nostro ideale di realizzazione. Quindi questi pianeti in modo diretto in realtà ci danno via libera a percepire tutte queste energie e lasciare che ognuna di queste possa portarci a nuove trasformazioni, a una nuova rinascita, perché il mese di marzo sarà proprio il mese della rinascita. E quindi vi ricordo che tutti questi elementi che noi possiamo vedere nel nostro bollettino cosmico, in realtà sono dei momenti anche utili per osservare come l'astrologia può essere il nostro indicatore, per scoprire quali elementi di noi possono esserci utili per crescere e per evolvere. E chiaramente il nostro tema natale sarà la nostra mappa cosmica per vedere tutto questo, perché tutti questi movimenti planetari, questi passaggi comunque della natura che ci portano a nuove energie, le lunazioni, il sole che entra in un nuovo segno, sono tutti elementi che ci aprono a delle opportunità che noi possiamo osservare proprio dal nostro tema natale e vedere come ogni area del nostro tema natale... Può chiamarci a un'evoluzione nuova e diversa, può chiamarci a delle pratiche che possono essere allineate a questo tipo di energie. E quindi vi ricordo che se volete scoprire come attingere alla vostra mappa cosmica, avete la possibilità di iscrivervi ad Astro Mastery. Astro Mastery è il mio corso di primo livello di astrologia, dove vi insegno le basi chiaramente per comprendere sempre meglio questi elementi planetari che comunicano con noi costantemente, ma soprattutto per attingere alla vostra personale evoluzione attraverso il tema natale. Quindi sarà anche un momento esperienziale potente dove non solo ricevete una certificazione per leggere il vostro tema natale e quello degli altri, ma anche per imparare proprio attraverso una crescita personale potente come poter evolvere, quali lavori sono necessari per poter crescere e poter manifestare pienamente chi siamo e quindi avere successo anche nel business, avere successo nella nostra vita personale, andando a comprendere quali sono i nostri nodi, andarli a sciogliere e passare a un'evoluzione più impattante. Tutto questo lo potete fare insieme a me, partiamo il 5 marzo e quindi fino al 4 marzo c'è la promozione per avere Astro Mastery a 333 euro anziché 444 e avendo anche la possibilità di avere come bonus il percorso manifest e la Strong Tribe, 6 mesi di Strong Tribe. Quindi avete la possibilità di avere anche tutti questi bonus per comprendere e praticare insieme a me. Tutta quella che è l'arte della manifestazione della nostra evoluzione attraverso queste energie universali meravigliose. E quindi io vi aspetto, ovviamente, se lo desiderate, in Astro Mastery e spero che questo bollettino cosmico vi abbia portato delle intuizioni potenti e che possa essere per voi la guida che durante il mese vi darà delle indicazioni su come evolvere, su come crescere attraverso quelle energie che percepite in voi e che per ognuna avverrà in modo diverso. Questo è proprio un, un momento di grande rinascita e quindi possiamo attuarlo andando a portare consapevolezza che ogni giorno per noi è un dono e quel dono ci può portare a delle informazioni importanti. Quindi siamo supportate, l'universo ci supporta in questa crescita perché ci dà già queste indicazioni, ci dice c'è questo oggi, come riflette in te tutto questo? E da quello che noi percepiamo, cosa posso fare per uscire fuori. Vedete che que quel fare arriva dopo? È meraviglioso. Detto questo, grazie a tutte per essere state qui con me, per aver partecipato a questo bollettino cosmico del mese e noi ci vediamo la prossima settimana con nuove tematiche, nuovi argomenti con cui poter praticare insieme la nostra evoluzione imprenditoriale nelle multidimensioni. Grazie a tutte ragazze. Un bacio. Ciao!